Come pronto. Eccoci. Scusate, Facebook mi ha buttato giù e quindi ho dovuto chiudere la comunicazione. No, ripeto, quindi 85 sono i positivi attualmente a Pesana, di questi 10 sono minori. I dati sono in miglioramento. Il dato importante, però, è il ringraziamento che volevo dare alle persone che si sono rese disponibili per fare i volontari presso il palazzetto, perché sono più di 200, sono 206, è un numero decisamente importante che sinceramente non mi aspettavo di avere dopo appena 4 giorni dalla richiesta, però è segno di come la nostra comunità sia pronta e desiderosa di voler tornare alla normalità e di aiutare gli altri e di aiutare soprattutto il personale sanitario che sarà impiegato all'interno della struttura. Per la prima volta dopo un anno abbiamo la possibilità finalmente di dar loro una mano. Stavo dicendo una cosa importante. Chi dà la disponibilità per fare il volontario deve rendersi conto che comunque un piccolo sforzo viene richiesto, perché dovranno passare queste 4 ore del proprio turno comunque in piedi e all'esterno. Per cui se piove si starà con l'ombrello, ovviamente, ma c'è il rischio che si stia sotto l'acqua. Se c'è il sole, ci sarà il rischio di stare sotto il sole, quindi di essere consapevoli comunque di questo sforzo. Mando un saluto a quel signore di 80 anni a cui abbiamo dovuto dire di no, ma che ho saputo essere molto desideroso di venire a fare il volontario. Stringe il cuore, però caspita, era ovviamente chiedergli troppo, però gli mando un saluto, so come si chiama ma non lo dico ovviamente, però sappia che gli arriva il saluto di tutti noi, l'ammirazione di chi sta lavorando in questo periodo per mettere in piedi la macchina. Quello che vi volevo dire poi, anche alla luce di quello che è successo stamattina a Carate, per chi si deve vaccinare, non arrivi troppo presto rispetto all'appuntamento, non arrivi troppo tempo prima, perché comunque, soprattutto nei primi giorni, ci sarà anche bisogno del tempo per rodare la macchina. Quindi, che non succeda, ecco, quello che era successo con le vaccinazioni antinfluenzali, che si apriva alle 8 di mattina e la gente era fuori in piedi alle 7 lamentandosi del freddo e che fosse in piedi. Quindi se avete l'appuntamento ad un'ora stabilita, presentatevi a quell'ora stabilita. Per favore, siate puntuali e soprattutto tenete fuori la carta regionale dei servizi, quella che riporta anche il codice fiscale. Tenetelo in mano perché vi verrà richiesto. Mi hanno fatto una battuta giovedì ieri, quando abbiamo incontrato ATS SST presso il palazzetto, come quando abbiamo il passaporto in mano, avevamo il passaporto in mano all'aeroporto prima di salire sull'aereo, tenerlo e esibirlo bene perché sia sempre utile, pronto per essere utilizzato, perché vi verrà richiesto. Quindi sono solamente due le indicazioni da seguire bene: essere puntuali e tenere bene in mano la carta regionale dei servizi perché vi verrà richiesta. Infine vi ricordo che abbiamo istituito un numero di telefono per prenotarsi se non si ha internet e per eventualmente disdire, io direi al massimo fino al giorno prima, non troppo, se ci sono dei problemi, vi dico il numero, poi magari lo scriviamo nel primo commento, ma il numero è 353 3458 782, poi magari lo scrivo nel primo commento, perché comunque è sempre utile. Risponde la disponibilissima assessore Barbara Fusco, che in questi giorni sta ricevendo qualunque tipo di chiamate, qualcuno ha assistito anch'io, però devo dire che anche lei, come altre persone, stanno dando una disponibilità straordinaria a dare una mano per organizzare la macchina, che comunque anche dai numeri che vedete risulta complessa. Ieri abbiamo incontrato anche le associazioni della nostra città per chiedere loro di adottare un turno, hanno risposto veramente tutte, erano presenti tutte e qualcuno già da stamattina ha iniziato a aderire. Questa cosa ci riempie di orgoglio perché è davvero la nostra comunità che risponde. E ieri io ringrazio anche il Gandhi e la dottoressa Rizzo perché mi hanno ospitato durante il loro consiglio di istituto, proprio per parlare anche di come anche la scuola superiore della nostra città sia coinvolta in questa vicenda. Davvero stiamo rispondendo come comunità. Questa cosa, al di là di tutto, secondo me, deve inorgoglire la nostra città, perché abbiamo dimostrato, ormai possiamo dirlo dopo un anno, che quando affrontiamo le cose insieme non siamo secondi a nessuno.
siamo veramente capaci e bravi di affrontare anche problemi grandi come quelli che ci sono capitati. C'è una domanda, ci sono moduli da compilare prima? No. L'importante è che abbiate la CRS, giustamente si dice sotto, vi verranno fatti compilare al momento all'interno del palazzetto, perché abbiamo scoperto ieri, cosa che io non sapevo, il modello di poste è diverso da quello che è stato usato in precedenza per gli over 80, quindi sono previsti moduli diversi, hanno di fatto eliminato il cartaceo. Quindi tenete bene in mano la CRS, è sufficiente quello, e siate puntuali, non venite 2 ore prima perché dopo vi rubano il posto, no? Non è così. E nemmeno venite per chiedere informazioni. Ieri eravamo lì, è arrivato un signore, non di Besana, che diceva di essere venuto con una serie di domande da fare, non ho capito a chi. Però non vi fanno entrare se venite a fare le domande. Si entra solo se si deve essere vaccinati, altrimenti venite respinti, cortesemente, ma respinti. Le istruzioni dateci e date poi alla Protezione Civile sono queste. Non so se ci sono altre domande. Ah, il numero dopo lo scrivo, facciamo così, lo scrivo subito, numero di telefono, lo scrivo nei commenti così rimane scritto per i volontari presso il palazzetto. Allora, 353 3458782, non abusatene però per favore, perché viene mandato. È stato istituito giusto per prenotare, disdire e proprio al massimo qualche informazione sui volontari. Non è usato per anche perché non siamo in grado di dare risposta, ad esempio, sui tipi di vaccini. I tipi di vaccini sono AstraZeneca e Pfizer, però su domande più tecniche e inerenti alla vaccinazione. No, non abbiamo neanche la competenza per rispondere. Invece sull'organizzazione dei volontari sì. Questo ad esempio per disdire, prenotarsi se non si ha internet, eccetera. Al momento sono pieni tutti i giorni di aprile, più i primi 3 giorni di maggio e più il primo weekend, anche se non sbaglio, di maggio. Vuol dire che la risposta, conferma che la risposta è stata straordinaria, davvero, oltre ogni previsione. Non so se ci sono altre domande, siamo qui per rispondere, lontano da me, perché non ho la mascherina, c'è l'assessore Fusco, quindi se mi perdo qualcosa c'è anche lei, se volete fare delle domande sempre sui volontari. Se no, altrimenti vi ricordo le due indicazioni principali. Puntualità, non prima, puntualità, e tenere bene la CRS in mano perché vi verrà richiesta. Ma mi raccomando, siate puntuali, non arrivate 40 minuti prima perché è del tutto inutile. Fate solamente la coda e fate allungare la coda. Va bene, non ci sono altre domande. Molto bene, per chi dovrà essere vaccinato, ci vediamo lunedì. Allora, era solo per comunicare. Ah, ok, esatto, sì. Solo per comunicare se succede qualcosa che non si possa fare il vaccino. Ah, no, 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 ecco. Questo numero non serve per comunicare se non si può fare il vaccino. Questo numero serve solo per i volontari, perché è il numero a cui risponde l'assessore Fusco e non risponde nessuno né dell'ATS né dell'SST. Quindi non utilizzate quel numero per questo tipo di comunicazioni, è inutile. Non vi si può dare risposta. Ok, se non ci sono altre domande. Ah, volevo dirvi una cosa, perché non ne ho potuto in questi giorni. Se avete notato che l'erba, il verde, è cresciuta un po' di più in queste settimane, è perché eravamo nel tempo tra l'assegnazione, tra il precedente contratto di gestione del verde e il nuovo, quindi come è normale che fosse c'è stato un periodo di vacanza, adesso però dal centro di Besana hanno ricominciato la manutenzione e piano piano si espanderà a tutti gli ambiti previsti dalla nostra città, quindi ritornerà la manutenzione del verde. È semplicemente successo questo. 25 ore si può avere i moduli prima, così possiamo compilare prima di venire se si fa fatica a camminare. Allora, solamente per chi fa fatica veramente a deambulare e ha il tesserino dei disabili, lo facciamo entrare davanti alla porta. Quindi
Però non può essere per tutti, perché altrimenti vi rendete conto, si riempie subito e non diventa più gestibile. Però chi fa fatica veramente a deambulare e fa fatica a camminare, lo facciamo entrare davanti alla porta del palazzetto. Deve dirlo quando arriva in macchina ai volontari lungo la strada o alla protezione civile e lo facciamo entrare lì davanti. Però non abusatene, ecco. Chiedo a tutti la massima collaborazione, la pazienza di capire che comunque siamo in tanti e soprattutto nel primo giorno ci sarà tutta la macchina anche da rodare e da far partire. Quindi i moduli prima non serve perché, ripeto, mi hanno detto che è stato eliminato tutto il cartaceo, quindi verrà chiesto di compilare lì. Ma è veramente poco e si fa in fretta. Se si fa fatica a camminare, ditelo prima di scendere dalla macchina, vi facciamo entrare davanti alla porta. Però rendetevi conto che passate in mezzo alla fila, quindi è veramente solo per chi ne ha la reale necessità. Non so se ci sono altre domande. Poi comunque in ogni caso quando arriverete lì vedrete che ci saranno un po' di persone fuori che sapranno accompagnarvi anche con le istruzioni, ecco, non solo fisicamente all'interno. Va bene, dai, quindi i contagi sono in calo e lunedì partiamo con un po' di pazienza, manca solo il sole e poi per il resto forse iniziamo a intravedere la luce, l'uscita da questa situazione. Va bene, io vi ringrazio, ringrazio soprattutto personalmente di cuore i 206 volontari che hanno dato la disponibilità anche per un turno solo, ringrazio quel signore di 80 anni che non può fare il volontario ma ci teneva tanto e ci vediamo per chi verrà lunedì a vaccinarsi lunedì mattina perché sicuramente conto di essere lì. Arrivederci a tutti e buon weekend.